Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati qua su Eureka, di nuovo per parlare un po' di scienza in pochi minuti. Oggi affronteremo una notizia molto curiosa perché la NASA vuole installare una rete Wi-Fi proprio sulla Luna. 42. Dunque, avete proprio capito bene, la NASA ha rivelato ultimamente che stanno studiando un programma per installare una rete Wi-Fi proprio sulla Luna. Ma che cosa serve? Serve a degli abitanti oppure della sorta di alieni che non ancora abbiamo scoperto sulla Luna per potersi collegare e smessaggiare con il pianeta Terra? No, ovviamente non è questo il motivo, è un motivo molto più scientifico e molto più razionale, perché lo sforzo che si affronterà servirà proprio ad informare tutte le prossime missioni Artemis, che ovviamente seguiranno dal 2024 in poi, attraverso dati sui viaggi precedenti. Ovviamente servirà per le prossime missioni Artemis a far arrivare a internet a migliaia di persone che non hanno possibilità di connessione negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Quindi questo grande progetto servirà per installare una grandissima antenna sulla Luna, lasciatemi appunto il termine, per poter dare connessione internet veloce a tutti gli Stati Uniti e anche oltre. Ricordiamo che il programma Artemis, presentato appunto lo scorso anno nel 2020, punta a far sbarcare le persone sulla Luna per la prima volta dal 1972. Sì, perché da questo anno ovviamente non ci sono stati più astronauti a solcare il suolo lunare. Il piano della NASA appunto è quello di lanciare una missione senza equipaggio intorno alla Luna nel 2021, seguita da un sorvolo lunare con equipaggio nel 2023, con atterraggio lunare appunto nel 2024. Ma torniamo allo studio di questa grande linea Wi-Fi che vorremmo collegare e vorremmo installare appunto sulla Luna. Lo studio condotto dalla NASA è importante perché equipaggio, rover, strumenti scientifici e attrezzature minerarie avranno bisogno di collegamenti di comunicazioni molto affidabili a un campo base lunare Artemis collegato anche con la Terra. Quindi, secondo l'Agenzia Spaziale, un'ampia fetta della popolazione non ha modo di connettersi ad internet per fare compere i compiti o movimenti bancari. E questa mancanza di accesso ad internet si è fatta sentire soprattutto con la pandemia dovuta al coronavirus. E per valutare come potrebbe apparire una rete del genere sulla Luna, il Team Compass del Glenn Research Center della NASA ha valutato proprio come una rete terrestre potrebbe funzionare in un vicino quartiere di Cleveland. Il loro studio ha confrontato una superficie lunare con un'area intorno alla città per affrontare le sfide tecniche associate alla connettività Wi-Fi nell'area locale. Mentre l'attrezzatura sarebbe diversa a causa dei diversi ambienti terrestri e lunari, le frequenze Wi-Fi potrebbero essere le stesse che sono proprio sulla Terra. Quindi si potrebbe seriamente installare una rete Wi-Fi sulla Luna che potrebbe dare appunto connessione a chi ha delle problematiche sulla Terra, ma che ovviamente dovrebbe aiutare anche le prossime missioni, soprattutto quelle di Artemis dal 2023 in poi. Quindi, dopo questa breaking news dedicata appunto al mondo dello spazio e dell'astronomia, che ci piace moltissimo noi di Lega Nerd, ricordiamo a tutti di condividere questo video, fate un like o un dislike se non vi è piaciuta questa notizia, commentate sotto al nostro video sul canale YouTube di Lega Nerd, attivate la campanellina per avere tutte le nostre notifiche, andate sul sito di leganerd.com per cercare la vostra notizia preferita di scienze e non solo, ovviamente. Quindi da Alessio, Eureka e in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!